puntata della Matassa ai seminari copromossi tra Radio Radicale e la Fondazione CERN si concentra in particolare sui rapporti Cina, Russia ed Europa, a partire da due elementi di stretta attualità che stanno in qualche modo dandoci una chiave di lettura su come stanno cambiando i rapporti, soprattutto tra Mosca e Pechino, e di conseguenza come potrebbero cambiare quelli tra Pechino e il resto del mondo. In questo momento ci occupiamo di più del fronte europeo. C'è stato da pochissimo il vertice SCO che si è tenuto a Samarcanda, in cui si sono raggiunti accordi importanti su oltre 40 temi. Ricordiamo, SCO è la riunione dei capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, e hanno partecipato per capire, insomma, il primo ministro dell'India, ovviamente il presidente del cinese Xi Jinping, tutti i vari stan del Centro Asia, ma ovviamente anche c'era la presenza molto attesa del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Eppure questo vertice ha segnato alcune distanze che prima non erano apparse così evidenti, anche un po' la solitudine di Vladimir Putin, una distanza maggiore tra Mosca e Pechino. E questa forse è la prima volta in cui questo si rende così evidente. A certificare anche il periodo di cambiamento c'è anche, diciamo, il dato culturale, ma in realtà è anche un evento politico: il funerale della regina Elisabetta, a cui hanno partecipato praticamente tutti i capi di Stato. Ha partecipato anche, ovviamente, la delegazione cinese, il presidente cinese, ma non è stata ammessa anche come, insomma, segno dei tempi la rappresentanza russa, e quindi Vladimir Putin, cosa che è stata ovviamente ritenuta da Mosca inaccettabile, ma insomma, tant'è che questo sta accadendo. Come leggiamo questi segnali? Per parlare di tutto questo, e ovviamente di come ci stiamo muovendo a livello globale, per raccordare poi questo tema in ambito politico, commerciale, economico, abbiamo chiamato, come sempre, Fabio Pammolli e Giorgio Alfaras, entrambi economisti rispettivamente della Fondazione CERM e del Comitato Investimenti InvestEU, e appunto del Centro Einaudi della Fondazione CERM. C'è con noi collegato, lo ritroviamo davvero con piacere, Alberto Forchielli, Ciao. che è a capo del Mindful Capital Partners, che conosce benissimo la Cina, conosce moltissimo il mondo degli investimenti. Insomma, siccome la politica oggi è soprattutto economia e soprattutto investimenti, vediamo che cosa ci dice, a partire da questi segnali deboli o forti, a seconda delle interpretazioni che stiamo tutti, credo, notando tra Xi e Putin. Sì, in realtà il meeting tra Xi e Putin è andato malissimo. Perché non c'è traccia di nessuna notizia sui media cinesi. I media cinesi non hanno dato la notizia che Xi e Putin si sono incontrati e la parte cinese non ha emesso nessun comunicato alla fine dell'incontro. E questo già dice molto. Questo quindi vuol dire chiaramente che Xi sta pigliando le distanze da Putin ed è sotto pressione in Cina perché le esportazioni cinesi verso l'Europa flettono, le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti flettono, e quindi si sommano altri problemi macroeconomici che il paese ha sull'immobiliare, sulla borsa e compagnia. Dopodiché, poi c'è il problema del rialzo delle materie prime, il rialzo del prezzo del petrolio, del gas. Sono tutti input che la Cina compra. Per cui la Cina, al di là dei motivi filosofici per cui la Cina non ama le guerre ed aveva un ottimo rapporto con l'Ucraina, ma sono tutti segnali pessimi. La Cina incomincia a essere stanca di questa guerra. E la mia personale interpretazione è che Xi sta aspettando il prossimo congresso del partito a metà ottobre, che lo eleggerà per un terzo termine, per prendere una posizione ancora più netta di distacco da Putin,
su questa faccenda della guerra in Ucraina. Mandando evidentemente anche un segnale al mondo, perché insomma il mondo per molto tempo stava aspettando una presa di distanza più netta, che forse avrebbe anche ricollocato la Cina, dopo il periodo molto difficile della pandemia, su un terreno di interlocuzione forse un po' più... Sai, una cosa importante, Valeria, è stato che sia Macron che Scholz sono stati invitati in Cina a ridosso del G20 che ci sarà in febbraio, credo, a Giacarta. Mm-hmm. Febbraio, mi confermi, no? Mi pare proprio di sì, se non erro. Ora, sì, questo è un segnale che finalmente la diplomazia cinese si sta muovendo e vuole chiudere un attimo, vuole rappacificarsi, vuole rifarsi un rapporto con col mondo occidentale, il mondo europeo, che era stato molto deluso da questo atteggiamento della Cina di supporto a Putin, che in realtà di supporto Putin ha ricevuto molto poco. Per cui questi sono segnali che fanno pensare che la Cina si metterà in una posizione di molto più assertiva nei confronti della Russia. Volevo chiedere su questo che ne pensava Giorgio Alfaras. Che fase delle relazioni stiamo vedendo appunto tra Mosca e Pechino e soprattutto come si sta muovendo l'Europa? Forchiali appunto annunciava queste visite che sono anche insomma significative in questo momento, in una ripresa di rapporti più ravvicinati tra Europa e Pechino. Ricordiamo che anche gli ultimi vertici bilaterali sia con Bruxelles che con altri paesi sono avvenuti in modalità online, per ovvie ragioni, ma spesso anche rimandati, no? In corrispondenza, tra l'altro, della fine della presidenza del Consiglio europeo da parte della Germania e con la dipartita alla fine dello scorso anno, a cavallo con l'anno dopo, di Angela Merkel in Germania, che sicuramente ha segnato profondamente le relazioni tra l'Europa e la Germania e la Cina di Xi. Intanto direi che una cosa è abbastanza certa, e cioè che la Russia è junior partner della Cina. Cioè, non so più, quando c'era l'Unione Sovietica e in Cina c'era Mao Zedong. Siamo in un mondo completamente diverso. Allora, se la Russia è il junior partner, nel senso che se prova deve sostituire tutte le esportazioni di materie prime verso l'Europa, verso altre parti del mondo. Non è facile affatto, nel caso del gas, che è una roba importante, l'80% del gas russo prima della guerra arrivava in Europa, prima di portarlo in Cina ci vogliono i tubi, e via andando. In più c'è questa idea, un po' così, di sostituire il predominio del dollaro, però se guardate bene, il predominio avviene solo sul dollaro come moneta di transazione, non certo come riserva di valore, perché un conto è usare il yuan o il rublo per scambiarsi le cose, un conto è dove mettono i soldi quelli che li hanno, e nessuno si sogna di metterli in rubli o in yuan, semmai è l'opposto, non vedono l'ora di andarsene. Quindi la Russia è il junior partner, e in una situazione difficilissima, perché a meno di un ricambio politico che comunque richiederà tempo e poi anche poi giudizi, si ritrova a dover tendere verso la Cina, la quale Cina non ha un grande interesse a dedicarsi troppo alla Russia, se non ad averla come junior partner, anche per considerazioni banali, tipo che le esportazioni della Cina verso i paesi occidentali sono significativamente minori delle esportazioni occidentali verso la Cina. Invece la Cina esporta molto nei paesi in via di sviluppo, e di conseguenza, mentre i paesi occidentali possono fare a meno della Cina, non è vero il contrario. Per esempio, l'Unione Europea esporta in Cina poco più di quanto non esporta in Svizzera. Mentre invece nell'immaginario collettivo, senza la domanda cinese è la fine. Che potrebbe essere vero per alcuni settori industriali, per alcuni paesi, ma non è vero nel complesso. Quindi, la Cina ha una dipendenza dall'Occidente di cui non può fare ancora meno, ha una, diciamo così, un potere, un controllo sulla Russia che comunque le arriva per inerzia degli errori del Cremlino, perché il Cremlino si è staccato da ogni altra partnership che poteva avere, finisce nelle mani dei cinesi, quali cinesi non fanno altro che aspettare che questa parte della storia politica si consumi naturalmente.
perché la Siberia è lì, ha 30 milioni di abitanti, la Siberia. E così via, no? Questi qui chiedono il yuan, non sanno cosa fare, quelli lì in su. Quindi se, anche da un punto di vista militare, se uno toglie le armi atomiche non c'è proprio storia. Quindi la storia della Russia è molto semplice, sono finiti, secondo me, sono finiti in un angolo perché si sono staccati da ogni possibile dialogo con l'Occidente, finiscono nelle mani della Cina, la quale Cina non ha le tecnologie in grado di far sviluppare la Russia qua a sua volta si svilupperebbe se fosse uno Stato di diritto, che non ha, e la Cina si trova in difficoltà perché non ha ancora uno Stato di diritto come dovrebbe, rischia di rimanere a metà del guado nella famosa trappola dei paesi di medio reddito. Quindi direi che la storia è semplice, i cinesi capiscono che la Russia comunque se la mangiano, hanno un bisogno dell'Occidente significativo e di conseguenza cercano di arrivare a miglior consiglio. Non ultimo, se vogliamo aggiungere un pezzo maligno, hanno visto bene che cosa succede quando sgarri, nel senso delle sanzioni che hanno messo, metteranno in significativa difficoltà la Russia nel lungo termine, anche senza contare il taglio o la sostituzione del gas e del petrolio. Quindi si vede che ancora non possono permettersi di fare certe cose. Magari contano di sviluppare il loro settore tecnologico, benissimo, però non è così semplice, eccetera, eccetera. Quindi è tutta una situazione in cui il movimento sarebbe questo: la Russia si è autoinfilata in un cul di sacco, finisce per essere mangiata dai cinesi, i cinesi non hanno alcuna intenzione di sostituire l'Occidente con la Russia, e l'Occidente torna ad avere un qualche dialogo con la Cina, la quale Cina ha tutto l'interesse a continuare, diciamo, muovendosi piano piano verso l'Asia, gli asiatici e tutte le loro cose, verso una maggiore autonomia. Faccio notare una cosa curiosa, che una quindicina di anni fa il 14% del debito pubblico americano era in mano cinese, della banca centrale cinese, ma siamo al 4%. Hanno venduto il debito americano. Una volta, e qui concludo, si pensava che a fronte degli investimenti spaventosi dell'Occidente in Cina, la garanzia che tu avevi è che loro avevano messo i loro soldi sul tuo debito pubblico, per cui eventualmente li potevi sequestrare, perché altrimenti non ti saresti fidato. Adesso non li hanno più, e quindi questo potrebbe essere un elemento di, diciamo così, di incertezza. Ma nel complesso io direi che la storia è questa qui. La Cina ha meno prospettive di crescita di una volta, per una serie di ragioni, perché è troppo finanziarizzata l'economia, e l'economia cinese non ha a fronte un tasso di crescita tale per cui l'eccesso di finanza possa essere riassorbito, e di qui e di là, e di su e di giù. Quindi direi che è una situazione dove lo sconfitto alla fine è il Cremlino. Ecco, Fabio Pamolli, che cosa ne pensa? Insomma, c'è un cambio di passo nelle relazioni internazionali, in questo caso sembrerebbe, ma poi ci ritorniamo secondo Conforchelli, che le difficoltà dell'economia cinese in questo momento siano forse più gravi di quelle dichiarate. Ricordava l'imminente congresso del Partito Comunista Cinese, in cui probabilmente saranno dettate le linee per i prossimi anni, e forse ci saranno delle prese di distanza ancora più nette rispetto a Mosca, ma in questo caso è insolito, però l'economia cinese detta in qualche modo alla Cina stessa la propria agenda di politica estera, o gliela fa cambiare in corsa. Che ne pensa? Gestione del Covid e situazione economica interna hanno sicuramente un effetto sul breve periodo, però poi sono interessato a capire cosa ne pensano i nostri due amici rispetto a quello che sto per dire. Cioè, innanzitutto, diciamo, fallito il blitz delle teste di cuoio che fanno fuori Zelensky e vengono acclamate, la Russia è entrata in un cul-de-sac geopolitico, perché è emerso il fatto che è in the middle of nowhere dal punto di vista della collocazione geopolitica, ovvero sia ha rinunciato su una scala temporale decennale, pluridecennale, a ridiventare un attore dell'Europa, con questa ha bloccato qualunque, diciamo, processo di sguardo ad Occidente, e si è trovata nelle zampe
del proprio vicino ad Oriente. E qui è il punto fondamentale, che il proprio vicino ad Oriente non ha bisogno di fare nulla, no, non deve fare più nulla, perché nel senso, cioè a dire che la Russia è già diventata subalterna a qualunque cosa faccia rispetto alla Cina. Perché è ovvio che rispetto al blocco occidentale, la Cina sarà vista comunque come un interlocutore meno duro, ma dal punto di vista invece della rilevanza o della marginalità economica e geopolitica, la Cina si trova un'area di influenza che nel lungo periodo, ed è questo il punto, cioè a me sembra che uno dei risultati più perversi di quello che ha combinato Putin è quello di consentire alla Cina di prendere una lena di lunghissimo periodo nella costruzione di una centralità geopolitica rispetto a tutto un insieme di paesi che di fatto si sono marginalizzati. E la Russia li guida nella marginalizzazione. Quindi la Cina ha nel breve periodo tutto l'interesse a fare quello che diceva prima Giorgio, cioè a essere un attore che viene vissuto e viene integrato nelle filiere, negli scambi internazionali. Nel lungo periodo può svolgere un ammiccamento e un ruolo di inclusione e di, diciamo, centralità rispetto a paesi che si sono marginalizzati. E questo è il vero, paradosso dell'intervento di Putin. Ha perso lo sbocco ad Occidente e consente a chi gli sta ad Oriente di avere un lungo sentiero di egemonia dal punto di vista geopolitico. Quindi la Cina è il grande vincitore di questa iniziativa di Putin a livello internazionale. Allora, Forchia, ritorniamo su questo aspetto. Normalmente è la politica che fa l'economia, no? In Cina è, diciamo, una sorta di mantra di fondamento. La politica investe e abbraccia ogni cosa. In questo caso, la sensazione, anche per chi commenta giornalisticamente, è proprio che stia avvenendo per la prima volta qualcosa di opposto a Pechino, cioè che i dati economici non confortanti stiano condizionando la politica a tal punto non solo da rivedere alcune cose sul piano interno, ma anche da condizionare le relazioni estere, in particolare parliamo appunto quelle di Mosca e Pechino, a tal punto che dopo il Covid, lo diceva prima Pammolli, la Cina è rimasta così isolata da non poter sperare in quel progetto in qualche modo ambiziosissimo, in modo anche egemonico della Via della Seta, ma insomma si ritrova a essere un grande paese in grandi difficoltà, esattamente come lo sono stati altri. Questo frangente davvero sta cambiando la politica e le relazioni internazionali della Cina, in qualche modo non perché ci credono o perché ne sono convinti, ma per necessità, per dover aggiustare necessariamente il tiro, e forse non era preventivato molto evidentemente. Sì, Valeria, secondo me la Cina è perdente in questo momento rispetto al consolidamento, al consenso che si è formato in Occidente, alla situazione sul campo in Ucraina. Per esempio, un altro segnale è stato che quando Zelensky ha dovuto parlare all'ONU, 100 paesi sono espressi a favore del fatto che lui potesse parlare. Contro il parere contrario della Russia, ovviamente, capito? Per cui su questi 100 voti a favore di Zelensky per farlo parlare, la dicono abbastanza lunga di come stia cambiando il clima intorno a Putin. E anche alla Cina, che a parole lo sostiene fino adesso, non nei fatti, ma a parole lo sostiene a livello anche di opinione pubblica, di censura, vengono censurati i post a sostegno di Putin e cose di questo genere. La Cina si trova in un momento di grande debolezza diplomatica, perché sicuramente Xi Jinping, scommettendo su Putin, ricevendolo il 4 febbraio, dicendo non c'è limite alla nostra alleanza, si è esposto molto, facendo una figuraccia sostanzialmente. Questo è quello che i cinesi pensano. Questa è la cautela di Xi in questo momento per arrivare al congresso. E poi la Cina ha dei dati economici terribili. Perché viene da un Covid, teniamo presente che mediamente il 15% del paese è bloccato dal Covid, sono 200 milioni Che è appunto che sono cifre di persone. enormi.
Questo comprime i consumi. Possiamo dire anche per una questione che noi stiamo sottovalutando, è che mentre insomma, la campagna vaccinale qui è andata bene anche perché i prodotti che utilizziamo e i vaccini sono migliori, lì diciamo la campagna vaccinale non sta andando bene perché i vaccini sono cinesi. Ora, no, il vaccino cinese non funziona. Esatto, questo è un elemento che mostra, no, al di là di tutte le cose che ci siamo raccontati anche in altri spazi di programmazione asiatica, la Cina che galoppa, l'economia cinese che è sempre galoppato, enormi progressi tecnologici, grande lotta alla, in qualche modo apparente, almeno alla povertà, grandi investimenti infrastrutturali, però ci sono dei settori in cui sono ancora estremamente carenti, estremamente indietro rispetto all'Occidente, e il settore farmaceutico, il settore ovviamente sanitario è uno di questi, al di là della narrazione, no, eroica che è stata fatta. No, poi pensa che sul biotech i cinesi sono considerati all'avanguardia. Mm-mm. Eppure non hanno preso il treno dell'RNA. Esatto. Quindi diciamo non è tutto oro, evidentemente quel che luce che non ha funzionato. C'è un altro elemento che ti volevo mettere sul piatto, perché qualche tempo fa noi commentavamo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan, no? E contestualmente questo avveniva in un periodo già molto teso delle relazioni appunto internazionali, e ovviamente la questione ucraina. C'è anche da parte della Cina, secondo te, la preoccupazione che una comunità internazionale così compatta, in qualche modo, a livello europeo, a livello statunitense, sulla questione ucraina possa anche, come dire, lanciare dei segnali forti e chiari alla Cina sulla questione appunto della riunificazione di Taiwan? No, Valeria, no. I cinesi sono determinati su Taiwan. Xi è determinato che la presa di Taiwan deve essere il coronamento della sua epoca, e loro queste cose le hanno già scontate. Non sarà possibile quando avverrà e su questo molto stranamente diciamo non lo rende poi così diverso da Putin, mutatis mutandis, no? Perché anche Putin ha caratterizzato molto di questa fine, insomma, fine vedremo, del suo periodo storico con questo sogno egemonico anche sull'Ucraina, molto evidentemente. No, ma attenzione che Xi è un dittatore spaventoso. Assolutamente, assolutamente. Il di controllo che ha sviluppato sopra la vita del cinese, del povero cinese, è incredibile, ossia c'è un controllo del sociale straordinario, per cui non è certo meglio di Putin, ma probabilmente più cauto, più... No, non credo che su Taiwan ci siano dei ripensamenti. Sai dove ci possono essere dei ripensamenti? Visto il gap tecnologico tra le armi sovietiche e le armi occidentali in Ucraina, sicuramente ci penseranno ancora bene prima di fare qualcosa in Taiwan. Possono aver fatto delle valutazioni militari, perché l'ossatura dell'esercito cinese, anche della marina, di tutto, c'è un forte imprint sovietico, no? Però non credo su Taiwan possiamo, io mi aspetto di peggio. Del resto i cinesi hanno già deciso, si è visto, è stato molto importante la visita della Pelosi, perché ci hanno fatto vedere come loro si riprenderanno Taiwan. Non la riprenderanno con sbarchi sulle spiagge tipo D-Day, ma la riprenderanno facendo il blocco di Taiwan, bloccando i porti. Quindi Taiwan sarà costretta a cedere nel giro di qualche mese, non è possibile che possa resistere, perché importa il 97% dell'energia, importa tutto il cibo, quindi non un blocco di Taiwan può durare 2 o 3 mesi. Ma dopo... E la comunità internazionale non può essere sufficiente su questo. No, non ce la fai a mettere quelle sanzioni sulla Cina. Mm-hmm. Non ce la fai. Sei è, troppo... una, è un aiuto diretto? Anche oggi Biden ha dichiarato che gli americani difenderanno Taiwan. Esatto, quindi dice, dipende anche dal flusso di miliardi che arriva, immagino, il grado di resistenza, no? Lo abbiamo visto con l'Ucraina, ovviamente, al di là del discorso delle armi, anche per i soldi che arrivano, altrimenti un altro paese normale sarebbe già capitolato, al di là del coraggio incredibile, no, degli ucraini. Ora, la situazione è assolutamente diversa, Taiwan, e tra l'altro i cinesi spesso si sentono gli ucraini più che i russi,
questo è anche interessante, no? Nella loro psicologia e nel loro modo di intendere la politica. E però, cioè, diciamo, le sorti dei conflitti o delle situazioni difficili dipendono moltissimo anche dagli ingenti capitali o che arrivano appunto ai paesi, virgolette, resistenti. Ma guarda, gli scenari che si fanno sulla guerra a Taiwan vedono sempre gli Stati Uniti perdenti, nonostante il vantaggio tecnologico dell'esercito americano, della macchina bellica americana, per cui ci andrei molto piano io su. Sono dispiaciutissimo per questa cosa di Taiwan, perché perdere Taiwan è una perdita di tutto il mondo, è una democrazia vibrante, sono persone molto in gamba, è un bellissimo paese, è una grande perdita per il mondo libero. Però io sono molto, molto negativo Sulle prospettive. su Invece volevo tornare a Fabio Pomoli, che credo volesse dire qualcosa rispetto anche allo scambio che abbiamo avuto poco fa con Forchielli, rispetto alle No, prospettive. Ah, no. diciamo Valeria, mi rendo conto che il modo con cui io ritengo veramente che in questa fase la Cina abbia ovviamente, poi Alberto Forchielli è un esperto di Cina, io non lo sono, ma è sicuro da quello che leggiamo, da quello che vediamo, dagli andamenti delle variabili economiche, che la Cina sta affrontando un momento di transizione interna molto impegnativo, che può avere anche degli sbocchi politici complessi per Xi Jinping. Allo stesso tempo, se io guardo quello che ha combinato Putin, si è consegnato mani e piedi alla Cina e ha rafforzato un ruolo baricentrico, centrale e la possibilità di lavorare con grande pacatezza, con grande orizzonte lungo, con grande sguardo lungo per mantenere questa centralità. Questo. E credo che la Cina, da questo punto di vista, sia la grande vincitrice della Cioè, Pechino, paura. premio Nobel per la pace, insomma, ora la dico No, non premio Nobel per la ironicamente, pace. però. Si è trovata una Russia che si è staccata a Occidente e non ha un altro ancoraggio se non quello della Repubblica Popolare Cinese. Sarà la Cina, appunto, a determinare anche un po' la fine del conflitto con l'Ucraina e consigliare a Putin ad addivenire a più miti consigli. Tuo parere, Fabio? Sarà chi, scusami, non ho Sarà sentito. proprio la Cina a giocare questo ruolo di, diciamo, di bilanciere in questo conflitto, a determinare magari una presa di posizione di Putin più mite sul conflitto ucraino, in qualche modo a determinare la fine del conflitto ucraino. Sicuramente il fatto che manchino dei punti d'appoggio rispetto a una strategia, diciamo, aggressiva avrà il suo impatto, certamente. Arfaras, su questo punto in particolare. Ma io sarei scettico a pensare che Putin, lui, Putin, Vladimir, possa fare dei passi indietro, perché ha giocato troppo. Lui si vedeva De Gaulle che arriva a Parigi nel 1944 fra due ali di folla a Kiev e si è ritrovato che non ha niente. Il Blitzkrieg lo puoi fare se sei capace di fare la guerra. Cioè lui non ha mica la Wehrmacht. Aveva quattro poveri delle zone oppresse della Russia, perché quelli di Mosca e San Pietroburgo nessuno gli manda i figli. Quindi la storia è stata molto più costruita nella sostanza, perché lui ha sottovalutato un paese con 45 milioni di abitanti, democratico, pensando che non avessero un esercito, mentre invece credeva di averlo lui, il che non era, e via dicendo. Quindi un personaggio così è difficile che possa essere, che possa pentirsi. Cioè, fai un'analogia storica. Quando gli anglo-americani sono sbarcati in Sicilia, il Gran Consiglio del Fascismo, con l'ordine Giovanni Grandi, ha pensato di far fuori Mussolini. Ma Mussolini lo hai potuto fare fuori perché c'era un contropotere, che era la monarchia. In Russia non ci sono i Romanov, non c'è un contropotere a Putin. Quindi non è che lo fai fuori così, per cui arriva Grandi, lo metti fuori, poi i carabinieri lo arrestano, poi magari i nazisti lo liberano. Quindi è probabile che lui faccia tutta una partita fino in fondo per mostrare che lui è un vero macio. L'unica possibilità che c'è è che lo facciano fuori all'interno con una specie di colpo,
Ed è una speranza, secondo voi, che alla fine anche la Cina possa condividere, per quanto appunto anche le sorti della Russia in qualche modo preoccupano la Cina stessa, no? Perché comunque non sono poi sistemi così opposti. Lo chiedo a Farah e poi... Io penso che non gli dispiaccia. Però il problema per la Cina, di lungo termine, adesso andiamo nella fantapolitica, se dopo che non c'è più Putin arriva Navalny e la Cina diventa un paese democratico, si apre all'Occidente, beh, cambia parecchio. Quindi il massimo per i cinesi è che Putin la smette di fare pasticci e rimane una specie di autocrazia debole che loro man mano si mangiano, ma non una democrazia. L'importante è che non si mangino altri, perché poi è un elemento. Forchielli, proprio su questo elemento. Ripetimi qual è l'elemento. Scusa. L'elemento, cioè la preoccupazione della Cina che in realtà la fine di Putin non sia vicina. La Cina come dire, ruolo fondamentale per addivenire a negoziati di pace, in qualche modo per rendere ancora più debole Putin, insomma, suggerire di addivenire a più miti consigli. E come ultimo elemento il fatto di sperare o meno che insomma finisca l'epoca Putin in Russia, perché questo da una parte determinerebbe forse delle relazioni internazionali più distese, ma dall'altro, come dire, la Cina potrebbe vedere delle analogie, visto che parliamo di paesi diversi ma non così opposti a livello di regimi, come tu giustamente prima. No, sono d'accordo, ossia, la pace in Ucraina si raggiunge solo nel momento in cui Stati Uniti e Cina sono d'accordo. Esatto. Perché la Cina può forzare la Russia e la Cina, per intenderci, può bloccare anche la fornitura di armi nordcoreane. I nordcoreani forniscono le armi ai russi solo perché i cinesi lo permettono. Cioè, ci sono dei segnali che dicono che si sono rotti le scatole, in sostanza. I segnali ci sono. E gli Stati Uniti, chiaramente, hanno il rubinetto sull'Ucraina, perché in funzione di quanti soldi danno all'Ucraina li mantengono, per cui di fatto gli Stati Uniti hanno un potere assoluto sull'andamento della guerra, sulla capacità di resistere dell'Ucraina. E sulla stabilità russa, diciamo, anche del potere di Putin? Non conosco la Russia dal punto da darti una risposta intelligente. No, rispetto alle prospettive, diciamo, dal punto di vista cinese, perché poi no, avere un grande paese comunque, che è stato ed è un grande alleato, in cui c'è insomma una crisi profonda, perché comunque la si pensi e Putin si sta incamminando verso il viale del tramonto e chissà che cosa viene dopo, se un altro piccolo Putin, il sistema oligarchico, oppure arriva un Navalny, no? E quindi questo determina una serie di... I cinesi hanno imparato con Putin, quindi non favoriranno un cambio di regime in Russia, No, su questo sono sempre hands off. Esatto. Allora, noi ci avviciniamo alla fine di questa matassa, che è stata molto ricca di spunti e anche molto interessante su dei temi davvero complessi, quindi le prospettive su Pechino, Mosca e Bruxelles. In qualche modo abbiamo parlato poco d'Europa e forse userei questi ultimi 5 minuti proprio su questo. In tutto questo scenario, l'Europa quanto è determinante o quanto non lo è? Rispetto alla questione ucraina e rispetto anche a nuove relazioni da intraprendere evidentemente con Pechino, se Pechino, diciamo, sarà quella che abbiamo visto negli ultimi giorni o se prenderà maggiormente le distanze da Mosca, visto che anche nel suo intervento sullo Stato dell'Unione Ursula von der Leyen ha ribadito, insomma, un'Europa che su questo non vuole cedere neanche di un millimetro. Lo chiedo a Giorgio e poi Alberto Forchielli e Papolli. C'è un documento del governo ucraino, del Fondo Monetario e della Commissione Europea di 240 pagine che parla della ricostruzione ucraina. La quale costa su 10 anni 750 miliardi. Fatti tutti i conti che vi salto, è una specie di piano Marshall, cioè non è niente di devastante. L'Europa è evidentemente il maggior protagonista della ricostruzione dell'Ucraina, la quale ricostruzione dell'Ucraina, per essere completa, perché c'è un intervento pubblico cui segue l'intervento privato, ha bisogno di essere sicura di non essere più invadibile, cioè che in Russia passi ogni ubbia imperiale. Non dico di Putin, che si sente Pietro il Grande, ma anche di quelli che gli succedono, perché se c'è il rischio
che tutto ricomincia e nessuno va a investire. Quindi la storia dell'Ucraina è una grandissima occasione sia di democrazia sia di crescita economica legata a un intervento tipo piano Marshall, dove ci sarebbero le imprese occidentali che la ricostruiscono e la modernizzano. Nello stesso tempo i rapporti con la Cina, se uno li guarda in maniera, diciamo, astratta o macro, non sono così rilevanti. Cioè, i paesi occidentali scambiano fra loro più di quanto scambiano con la Cina, dopodiché naturalmente alcuni sono più legati, come per esempio i tedeschi di altri, ma la Cina non è, come dire, il mercato. Il mercato essenziale dei paesi occidentali sono i paesi occidentali. Quindi la Cina non ha tutto sto potere di ricatto. Di conseguenza, quello che può accadere è un rallentamento, diciamo così, delle ambizioni cinesi, oppure anche il desiderio di costituire una specie di asse delle autocrazie, dove ci sarebbe la Cina, la Russia, l'Iran, la Turchia, tutti questi qui. Però questi sarebbero comunque paesi a bassa tecnologia intrappolati in un contesto di medio reddito, medio basso. Quindi io tutta sta potenza cinese non la vedrei. Così come ormai siamo però tutti d'accordo, la potenza russa, no? Dire, era più un'illusione. Da qui a dire che la storia è finita e che tutti i paesi diventeranno Westminster con mercato, ce ne corre, i paesi autocratici continueranno a esserci, ma noi non dobbiamo essere qui tremebondi. Cioè il tasso, la capacità di ricatto di questi paesi sull'Occidente, una volta che, diciamo così, hai scoperto che ti vuoi bene, è piuttosto bassino. Forchielli, l'Europa che ruolo può avere? L'Europa ha fatto tutto quello che poteva, si è dato le armi che aveva e non ne ha più, gli stock sono chiusi, forse la Germania è stata un po' tirchia come invio di armi, ha imposto delle sanzioni abbastanza forti, adesso il pallino è veramente in mano agli americani, perché sono gli americani e il Fondo Monetario che finanziano l'Ucraina sostanzialmente, non siamo noi. Non è l'Europa, l'Europa non ha capienza, io non ho visto richieste della Commissione per grandi finanziamenti e l'Ucraina ha bisogno di 5-6 miliardi al mese come minimo. Per cui l'Europa, secondo me, il pallino da oggi in avanti è in mano agli Stati Uniti e l'Europa deve soprattutto mantenere le sanzioni, quindi qui vedremo anche il ruolo che gioca il futuro governo italiano in tutto questo. Insomma, mi pare evidente che il piano Marshall di cui parlava Arfaras sull'Ucraina sarà non solo un investimento economico, ma anche un investimento geopolitico molto interessante, che potrebbe, come dire, anche collocare l'Europa in una nuova ottica, anche rispetto agli altri attori, anche rispetto alla Cina, no? Perché l'Europa è sempre sembrata così immobile e guardinga, invece, insomma, questo potrebbe cambiare le cose in campo anche nel futuro prossimo. Invece ci fermiamo qui, grazie a Giorgio Alfaras, grazie a Alberto Forchielli, grazie a Fabio Pammolli per questa matassa, appuntamento alla prossima settimana con la Fondazione CERN e Radio Radicale. Alla prossima!